Basta con il mercato del fake, dei prodotti contraffatti venduti sulle bancarelle e non solo. Occorre voltare pagina se non si vuole far morire il settore manifatturiero. Ornella Auzino è un'imprenditrice napoletana che si batte per tutelare le eccellenze italiane. La donna è titolare di un'azienda che produce borse per conto terzi e che annovera tra i suoi clienti anche alcune griffe del lusso. Ho valutato che se le persone che comprano contraffatto, in generale in tutto il mondo, acquistassero invece prodotti artigianali, non necessariamente di fascia alta, anche di fascia un po' più bassa, questo permetterebbe a tanti brand di sopravvivere, di espandersi e dare poi manodopera, da fare ai terzisti come me sostanzialmente. Quindi, alimentare un'economia sana attraverso l'educazione del consumatore. Un mercato, quello sommerso, che in tempo di pandemia sta dilagando. È urgente dunque porre un freno, da qui il grido di allarme. Il mercato del sommerso e della contraffazione sta dilagando perché non c'è stata educazione fatta e contrasto reale fatto negli anni precedenti. Un po' per demerito dei brand, quelli là del lusso che vengono copiati, un po' per demerito anche della politica che non ha mai tutelato fino in fondo la manifattura italiana, come magari avviene in Germania o avviene in Francia proprio per la pelletteria, dove i comparti sono estremamente tutelati dalle aggressioni esterne e viene fatta poi tutta una serie di tutele. Esistono delle leggi, ma sono vecchie e sono blande e mirano molto a punire chi produce, giustamente. Pochissimo, quasi niente a punire chi compra. E invece il deterrente dovrebbe essere proprio quello di alzare le pene per far comprendere che comprare contraffatto, dare soldi in nero a un'attività illegale, non si commette solo l'illecito di comprare contraffatto, ma se ne commettono più di uno. Il settore manifatturiero a causa della pandemia è in forte crisi. Le preoccupazioni di Ornella Auzino. La manifattura soffrirà fra qualche tempo perché la moda va a semestri, quindi noi cominceremo magari a pagare le pene del 2020 a semestre, che ne so, del 2021 e tutta questa cosa poi ovviamente si spera che per settembre, insomma, con la vaccinazione e tutto il resto siamo in una condizione un po' migliore, magari non verremo presi in considerazione e si perderà tanta manodopera di qualità. Sono preoccupata per quello che succederà nel medio periodo sostanzialmente, perché il fatto che non aprono i retail, che il mondo non si riapre, che le persone non ricominciano a viaggiare, ovviamente uno non, cioè, non ha voglia di comprarsi una borsa, la scarpa, la cintura. Il problema si vedrà ovviamente nelle stagioni future e non tutti quanti poi hanno la possibilità di accedere a nuovi lavori così facilmente. Perché un altro problema della manifattura italiana è quella della mancanza online, della presenza online.